Bruno Tomaselli, oggi 19 dicembre 2018, a volte le date non contano, ma in questo caso contano. Parte una società in house che è la Castore, partono 40 lavoratori, vengono consegnati dei mezzi nuovi, insomma un percorso che tu hai seguito. Vogliamo sintetizzarlo e fare anche, se del caso, i ringraziamenti? Guardi, la società è partita un mesetto e mezzo fa già. Partiamo dal presupposto che il concorso è stato chiuso con la graduatoria finale il mese di gennaio 2018. Quindi ecco, diciamo il numero dei vincitori. 177, in questo momento pianta organica sono 40 unità, gennaio dal progetto che c'è arriveremo a 70-75 unità e poi piano piano arriveremo entro la primavera al numero complessivo dal programma fatto da parte dell'amministrazione e dal dottore Quattroni. Bisogna vedere se ci sono i soldi, però questo è un discorso che poi vedremo nel corso dei mesi. In ogni caso oggi la città ha 40 lavoratori in più che andranno a fare che cosa, diciamolo? Tutti i servizi quali? Di utilità. Strade, illuminazione pubblica, si rompe un tubo dell'acqua, sì, andiamo sul concreto. Perdite idriche, scuole, verde istituzionale, verde attrezzato, tutto quello che concerne i servizi alla città che il cittadino paga regolarmente nelle tasse. E che fino ad ora non ha avuto, diciamocelo. Noi non siamo esistiti, come questi servizi sono esistiti per 4 anni. Ringraziamo l'amministrazione proprio per questo. Ecco, in questi 4 anni ripercorriamo un po' e facciamo, se del caso, anche i ringraziamenti. Chi è chi in effetti si è impegnato di più e chi di meno, se vogliamo fare la lista nera? Diciamo, non è questione chi si è impegnato di più e chi si è impegnato di meno. Parliamo presupposto chi ha creduto in questo progetto. Il sindaco in testa, Marco Matà, il vice sindaco, i due vice sindaci, Mauro e Neri, il consigliere Brunetti, Gangemi. Il consigliere Gangemi, lo stesso Giovanni Latella, Albanese, questi sono persone che hanno lavorato a 360 gradi a questo progetto. Voglio ringraziare anche il periodo fatto da parte del dottor Abbenavoli, che ha fatto tutto l'iter sia concorsuale sia tutti i criteri di assunzione, perché lì, come diceva il sindaco in conferenza stampa, i ricorsi fatti sono stati pochissimi e sono stati tutti persi, quindi vuol dire che il lavoro è stato fatto bene, è stato fatto rispettando la legge e rispettando tutte quelle persone che hanno voluto partecipare a un bando di concorso. A questi lavoratori cosa possiamo dire? Un in bocca al lupo, auguri, di solito che si dice? Guarda, io non dico niente, perché che vuoi, alla fine sono un pochettino rassestato da una semplice situazione, che tutti quei colleghi che eravamo precedentemente in molti servizi e molti sono rimasti fuori perché al concorso purtroppo non sono riusciti a passare. Ecco, sono felice per quelli che sono dentro e per quelli che verranno assunti tutti, però ho un piccolo rammarico che non siamo riusciti a far rientrare tutte quelle persone che hanno lavorato dai 4 ai 6 anni in molti servizi. Quello mi dispiace. Grazie.